Ma buongiorno mie amate bussole, come state? Noi stiamo molto bene, cioè io sto molto bene, Alessio non troppo bene. No. Perché stiamo andando a fare il tampone, perché in teoria tra un paio di giorni dovrebbero sbloccare. Noi siamo obbligati a fare il tampone perché mercoledì vedremo Favij e gli altri per fare un lavoro. E ne approfittiamo di andare a casa della nonna di Ale, perché lì ci sono i regali Natale, facciamo un Natale un po' finto, giusto con la nonna, il papà e il fratello, quindi ci stiamo tamponando tutti, chi da Torino, chi da qua, e quindi mio amore è molto pauroso, ma super pauroso da ieri che si inventa scuse per non venire, ma niente, ci toccherà fare il tampone. Amore, ma dai, ma che paura hai? Solo i bimbi hanno paura, andiamo. No, Alessio, dai, andiamo. Allora, ragazzi, io ho fatto il tampone adesso appena uscita Ale, non ho sentito assolutamente niente. Quindi chi me l'ha venduto che faceva paura piuttosto che... Ma dove, raga? Non ho sentito niente. Ho sentito Ale che dalla stanza ha detto, ne farai un altro. Spiega un po' quanto è facile. Niente, viene solo da starnutire. Io neanche quello, raga, super facile. Allora, mi ha fatto levare la mascherina, mi ha messo un cosino in gola che non ho quasi sentito. E poi subito dopo ho dovuto tenere la mascherina sulla bocca, me l'ha fatto nel naso, in tutte e due le narici. Sì, senti qualcosino che ti dà fastidio, ma nel senso, avete presente quando bevete l'acqua in piscina dal naso? Lì sì che è fastidioso, mi viene da piangere. Qui niente. Tu avevi fatto, cioè, ma fa più paura il pungidito, capito? Lui che voleva fare il pungidito, fa più paura il pungidito. Niente, ragazzi, abbiamo fatto questo tampone. Adesso aspettiamo 20 minuti, incrociamo le dita, amore, incrocia le dita che siamo negativi, altrimenti che palle. Dicevi, amore? Purtroppo non ce ne sono molti in giro, se no gliene chiedevo due in più, li usavo per pulirmi il naso. Guardate che sono comodi. Allora, stiamo sistemando le ultime cose. Zaino fatta, valigia fatta. Ah, giusto, amore, questo qua è il mio regalo? Questo qua è il mio regalo di Natale? Ah, perché oggi io ti darò il tuo regalo di Natale. Oh mio Dio, sono emozionata. Cose per la nonna prese, cose per Viola prese. Solem, ti manchi l'emo? Ti manchi l'emo, ciccione? Il mio gatto ciccione? Potresti far vedere che carina la felpa che hai addosso? Sì. Il tuo colore la chiamo color vino. Adesso fai vedere la mia. La tua invece è gialla. Sì, aspetta, gialla. Aspetta, alza le braccia un attimo. No, solo uno. L'altra. Giù tutte e due. Tira bene che si vede, non si vede bene. Ok, fai un salto. Fanne un altro. Fai la riverenza. Va bene, mimo. Ma è caspita, ne fai vedere quanto sono abbinata. Ah sì, vabbè, oggi ho messo hai i calzini appaiati. Sì, però essendo che sono spaiati alla vendita vuol dire vedere che sono spaiati. Vai a le scarpe Nuts, non sono le scarpe Nuts quelle, sono le Adidas Fluo, ma non sai niente. Vai a vedere il tuo gang del panzotto, ma ce l'hai su, l'ho messo uguale perché ce l'avevi su anche tu. Ma io invece le ho cambiate. Vabbè, niente, qui sono tutta nostra perché sono calze mie, scarpe nostre, felpa nostra. E queste sono le mie chiappate. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Quanto costa il mio outfit. Allora, felpa di Nuts per Nuts, 30 euro. Calzini di La Sabria, 10 euro. Scarpe 99, compresa la spedizione, il gadget e la cartolina. Fine. Ah, i pantaloni, non lo so, me li aveva regalati Nike. E questo è il mio outfit. Cioè, per questo video è tutto, lasciate un like. Aspetta, la gente va in giro con tipo 3000 euro di roba e noi... 99 scarpe, felpa 30, poi ci sono un po' di miei bracciali. Ah, lo stripes 3,50. Perfetto. Andiamo, dai. Ecco qua, dovevamo aprire il regalo di Natale di Alessio. Tanti auguri, amore, puoi andare lì? Sì, andiamo già che c'è un po' più luce. Ma quello non so. Io prendo anche il mio. Ma non ci siamo un po' scarsi. Intanto vi farei vedere il regalo che mi ha fatto Alessio. Andiamo da morire, la macchinetta di tatuaggi wireless che tanto volevo, che dopo faccio vedere e che mi sono dimenticata di registrare. Però il tuo regalo è qui. Spero che ti piaccia. Aspetta che Gogo si appena. Perché no, Gogo, ho preso le cose. Gogo, molla. Sono mesi che noi ci lavoriamo a questo regalo, amore. Io, lui e un'altra persona esterna. Chi è la persona esterna? È un tipo. Ah, no, non la conosci? Apri il tuo regalo! Il Gogo deve stare un po' più preciso. Sì, vabbè, lasciamo stare. Fa niente. Io lo preciso, però io lo ammazzerei. È stato un parto questo regalo. Scarta, spacchetta, spacchetta! Spacchetta! Spacchetta il tuo regalo!
No. È un ombrello. È un ombrello, Gogo, basta. Basta. Ma magari potrebbe essere solo la confezione di una chitarra. Che cosa potrebbe essere, amore? L'ho presa. Che cos'è che in una storia di Instagram qualche mese fa hai detto che avresti voluto avere? Vedi come sorride. E meno male che è intervenuto Simone, sennò che sa che cosa comprava. Però aspetta, bisogna vedere cosa c'è dentro in questo pacchetto. Sì. Guardiamo un po' cosa c'è in questo pacchetto. Apri! È un blef, è tutto un blef. Che cosa c'è in questo pacchetto? Wow! Faccela vedere un po'. Ma che bomba! Com'è questo regalo di Natale? È emozionante! Ti piace? Sì! Però c'è una cosa molto importante che devi aprire qua. Questo è il regalo mio che mi ha fatto Ferruccio. Sì, sì. E questo è sempre tuo, che è molto importante per quello che ti serve. Aprilo. Oh, quanto pesa? Allora, adesso il bambino deve guardare la sua chitarrina. Sì, ti piace? Sì. È proprio quella che volevi? Sì. Questo è grazie a Simo, perché io non ero molto... Gli ho mandato una foto e ho detto, no, Simo, penna personalizzata, dobbiamo arrivare a quello. Doppio, perché aveva sbagliato. Se vuoi l'hai fatto tu. Se vuoi ti do anche quello sbagliato. Sì, ti ho aggiunto. Abbiamo anche quello sbagliato che puoi appendere, perché era di un altro modello. Ah, giusto, tu hai un regalo che però non è ancora arrivato, quindi Alessio, è tutto collegato. Bene. Sì. Chissà cosa ci può essere lì. Cosa ci può essere, secondo te? L'amplificatore, ma è troppo piccolo. No, l'amplificatore no, in casa è meglio non averlo. Apri. Non capisce. Magari è una scatola di biscotti. Un plettro. La pedaliera. Un'interfaccia, così puoi registrare diretto e entri diretto in PC. Come fa la stessa cosa. Quanto ti pensiamo! Piano tutti! Che piani vogliono vederlo. E quindi, amore, con quella puoi suonare direttamente nel tuo computer. Così. Da 1 a 10 quanto ti è piaciuto questo regalo? 10. Allora, devo aprire il mio regalo. Scava, amore, scava! Scava! Apriamolo! Scava un pochino! Lei, per favore! Grazie! Quindi ti piace aprire il regalo! Qua, amore! Qua! Troppa! Grazie! Allora, l'idea è l'unica cosa che prendete voi. Quando veniamo qua, noi prendiamo sempre i tè e i tisani. E quindi per... Ma è fighissima questa cosa! Ci ha fatto la scatoletta, è bellissimo, allora. Grazie! È super utile! Ma poi, cioè, guardate qua, con... Infatti col pirone, con la sinistra, perché la destra faceva male. Guardate qua, la nocciolina è NAS, il logo, NAS... Epica. Grazie Ferruccio, è stupendo, se no lo proviamo. Allora, vi faccio vedere un attimo i gusti. Vaniglia, cannella e zenzero. Questo qua mi piace tantissimo, ciliegia e fragola, devo assaggiarla. Tisana digestiva, questa è per Ale. Tisana, wow, zenzero, limone, English. Lici. Ma dimmi un po' te, se quest'ora mi deve venire voglia di ciliegia. E non mi veniva lici, sto bene. Che c'è comunque, ciliegia e fragola. Tè nero al mango e vaniglia, uova verde, mela, carota e zenzero e un fuso in mirtilli. Grazie amore, gusto. Saluta Andre! Ciao Andre! Noi siamo gli spettatori e lui strimpelletta. Non è come strimpella con le sue crocs. Mio Dio, che brutte! C'è una terra da 1500 euro e poi un euro di quelle ciabatte. C'era l'accendino di con di fianco il coso dell'incenso e l'ho spostato. Però si vede tutti. Mi chiedi di quello? E la gente ma pensa che fumi. Tutto. Sì. Sta facendo un video per i telegrammini. Praticamente io accendo 100 incensi al giorno, quindi l'accendino che avete visto nel video sarebbe per... Ma i preti abitano nei monasteri? Sì. Chi abita nel monastero? Io. I frati. I monaci. Nonna, vuoi dire qualcosa al gruppo di Telegram? Oh, premettiamo che abbiamo fatto tutti il tampone, certo. Quindi siamo negativi. Tampone. Cosa vuoi dire ai fedelini di Telegram? Io booking. Cosa devo dire? Che li voglio bene a tutti. Che ma brava, no. Che falsa! Era falsa! Appena detto, sono dei puzzoni. Non è vero. Di solito già sono cagate. Ferruccio, vuoi dire qualcosa? Io odio tutti e... È Telegram, no? Sì, è Telegram. Tanto sono solo i fedeli, puoi dire tutte le cattiverie che vuoi.
mi scappa la cacca. Cos'è che mi hai dato da fare? Questo è quasi più bello di... Non si può scorreggiare. Cos'è non che, può scorreggiare cos'è che mi hai dato da fare su Telegram? Non si può? Non si può scorreggiare su Telegram. Ah, ok. C'è anche Cocco. Cocco. E anche mia. Mi scrivono per chiedermi di quello. Ma poi dopo... Io non li vedo queste no, nonna, perché tu non sei fedele. Però se voi li ripostate questo pezzo di storia su Instagram e taggate la nonna di Pica Palindromo, lei guarda tutto. Vero nonna che tu guardi? Tutti. Sei diventata la mia segretaria. A tutti metto il cuoricino. Brava nonna. A tutti metto il cuoricino. Bravo. Guardate che bravo. Ci crede tantissimo. È tutto figo. Cioè guardate che figo. Lui figo, la chitarra figa. E poi sti roiti ai piedi. Forza amore! Strimpella, strimpella! Praticamente quello che abbiamo fatto questo weekend, che ho voluto registrare quando io e Ale ci siamo scambiati i regali. È vero, non vi ho fatto vedere il mio, ma perché ci farò un video super mega dedicato. E secondo voi gli è piaciuto il suo regalo? Io sono in questa posizione perché la mia maglia è trasparente, sto cercando di nascondere quello che si vede sotto. Detto questo, vi mando un bacio grande e vorrei sapere che cosa avete chiesto voi a Babbo Natale. Babbo Natale, sì, a Babbo Natale. Rispondetemi nei commenti, vi mando un bacio grande, 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 grande. Ci vediamo domani, se ci riesco. Sì, sì, ce la faccio. Domani prometto che uscirà l'albero di Natale. Con il prossimo video. Ciao amori.